Siamo qui con Albertino Negro, presidente della Proloco di Arnasco e presidente provinciale dell'UMPI, un Proloco della provincia di Savona. E un bilancio generale di questa festa del Proloco di finale Ligure? Il bilancio finale vedremo stasera, però adesso si vede già molta gente che gira, ne ha girato prima, appena abbiamo aperto c'era un mucchio, adesso si vede che è l'orario del mare, speriamo nel pomeriggio che ci sia un po' più di gente. Gente ce n'è sempre qui a finale. Per fortuna. Ho visto numerosi stand di produttori, ma anche di associazioni, di categoria, di volontariato, quindi possiamo dire una bella risposta anche da parte degli espositori. Sì, c'è un espositore anche da Coldiretti, che tutti gli anni facciamo la manifestazione insieme per farla più grande che si può, via. E diciamo, altri progetti per quest'estate dal punto di vista dei UMPI? E le UMPI, ognuno ha fatto il suo catalogo delle ogni bacino, perché sono tre bacini nell'UMPI Savona, il bacino del Bormida, del Colupice e dell'Ingaunia. E tutti i mesi due o tre feste, quindi. Sì, c'è sempre. Sì, qualche festa c'è sempre da noi. Sì, e il mondo delle sagre in provincia di Savona è bellissimo, vario e molto vivo. C'è sempre la partecipazione che si poteva contare 10 o 20 anni fa? E adesso c'è un po' meno gente, però non ci possiamo lamentare. Dove si fanno, bene o male, si riesce ancora a vivere e a continuare a fare del bene per il paese dove ognuno fa la sagra.